Da una distesa di plastica a una distesa di fiori. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuovo video sul canale. Oggi trasformiamo delle inutili, inquinantissime e obsolete cannucce in una distesa di fiorellini colorati. Oggi un grande riciclo, ragazzi, perché ricicleremo due pezzi che hanno un po' distrutto il nostro pianeta: le cannucce e i cotton fioc. E allora, quelli che abbiamo a casa non utilizziamoli più per bere o per l'igiene personale, non immettiamoli nel pianeta, ma conserviamoli oramai nelle nostre case in differenziata forma. Trasformiamo queste due inutilità in oggettini di grande beltà. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo cosa diventeranno le nostre cannucce e i nostri cotton fioc. Ed ecco l'occorrente per i nostri fiori di plastica. Allora, delle cannucce, delle vecchie cannucce in plastica da riciclare. Queste sono addirittura usate e lavate. Mi sono accorta che una non l'ho lavata particolarmente bene, c'è ancora la traccia di cioccolato, ma lo toglieremo. E adesso quindi cannucce di plastica usato. Dei cotton fioc, questi li ho presi nuovi, ma ve li sto facendo vedere perché se avete cotton fioc che non sono 100% cotone, questi lo sono, basta, non usateli più per la loro funzione, ma usateli per qualcosa che non vada buttato, e quindi ricicliamoli. E poi, facoltativo, un pennarello giallo, dello scotch biadesivo e un paio di forbici. Iniziamo subito. Come prima cosa tagliamo la cannuccia a pezzetti da circa 5 centimetri. Voilà! A questo punto prendiamo lo scotch, ma non lo usiamo tutto. Ogni fascetta la dividiamo a metà nel senso della lunghezza, così, in maniera tale che vengano dei nastri adesivi da mezzo centimetro circa. Quindi poggiamo il nastro sulla cannuccia facendo in modo che venga presa in tutta la sua lunghezza, così, e tagliamo il nastro. Facciamolo aderire perfettamente, così, ok? A questo punto apriamo la cannuccia in corrispondenza del margine del nastro adesivo, così, dividiamola a metà soltanto da una parte. Mettiamo le dita all'interno del rotolino che si è formato e tagliamo la parte libera dal nastro adesivo in tante striscioline sottilissime. Più sottili le farete, più grazioso verrà il fiorellino. A questo punto eliminiamo la parte di scotch e facciamo in modo, prendendo un cotton fioc e dalla parte adesiva, poggiamo sulla cannuccia, quindi cominciamo ad arrotolare la cannuccia al cotton fioc. E voilà, il gioco è fatto, il primo fiorellino è venuto fuori. Adesso tagliamo a metà il nostro cotton fioc, voilà, e da ogni cotton fioc ricaviamo due fiorellini. A che cosa serve il pennarello giallo che vi avevo consigliato prima? A questo, guardate, potete semplicemente, poggiando la punta del pennarello giallo, colorare il cotton fioc.
voilà, anche il secondo fiorellino è bello e pronto. Guardate che belli, potete farli in 2000 colori differenti e sbizzarrire veramente la vostra creatività. Quindi niente più coton fioc in spazzatura, niente più cannucce in spazzatura, ma facciamo fiorire dei bellissimi prati di plastica con quello che andrebbe invece ad inquinare il nostro pianeta. Faccio qualche altro fiore, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che deliziosi i nostri piccoli fiorellini, perfetti per le bomboniere, perfetti per i sacchettini da confetto o per fare dei piccolissimi orecchini, dei piccolissimi cadeau o da usare per abbellire delle confezioni regalo. E allora oggi più che mai non avete scuse per continuare ad inquinare, create piuttosto e fate diventare degli oggetti da tenere in casa qualcosa che avreste buttato nella pattumiera. Se il video vi è piaciuto, riciclatemi un bellissimo pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, naturalmente venitemi a trovare su Instagram, i link li trovate qui sotto e io vi aspetto tutti quanti anche su Facebook, ma naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!